Questo è un articolo di Repubblica. Parla delle 50 persone che contano nei videogiochi in Italia. E quello con quel rosso dietro, quei loghi, quelle cuffie, quei capelli bianchi. E quella foto tremenda, una delle foto che gira di più. Purtroppo è una delle foto in cui mi sembro più vecchio. Sono io. E niente. Sono qui per flexare un po' di essere finito su Repubblica, e non ci sono finito per aver fatto una mega giga stronzata e magari, non lo so, essere lì perché durante un torneo di Magic ho fatto dei casini e mi hanno cacciato e così via, ma perché appunto è stata riconosciuta la mia più che ventennale carriera di svago, di lavoro, di duro lavoro e di passione all'interno del mondo gaming italiano. Questo è l'articolo, è stato scritto da Alessandra Contin e Lorenzo Fantoni, due amici che ringrazio. La ringrazio molto per aver pensato a me e per avermi inserito al 47esimo posto, no, non so, guardate, sono in ordine alfabetico nel pezzo in questione. Simona Ghilardi Marchi, uno dei primi giocatori professionisti della scena eSport italiana, davanti e dietro le quinte del settore tra casting, presentazione e organizzazione, molto presente anche nella scena competitiva online e offline di Magic. E devo dire che mi fa piacere aver portato la parola Magic su Repubblica, no? E su Repubblica, sulla stampa e su Italian Tech. E nonostante la mia descrizione non sia chiaramente accurata, non potevano raccontare tutto quello che ho fatto in questi 20 anni in 5 righe, e soprattutto tra l'altro contiene un errore. Io non, di certo non ho, non posso far cambiare un articolo già in stampa, però posso usare i miei mezzi per comunque dire che io non sono mai stato un professionista della scena eSport italiana, perché anche se in verità per come è scritto non sono mai stato uno dei giocatori professionisti, perché per come intendo io appunto giocatore professionista significa guadagnarsi da vivere tramite il gioco, quindi tramite la vittoria dei tornei, uno stipendio garantito da uno sponsor. Io ho vinto tanto in vita mia, ho vinto il primo torneo italiano di StarCraft, ho vinto il primo torneo nazionale che si è mai fatto di Warcraft 3, anche se non era appunto il primo campionato italiano. Ho vinto a Warhammer 40.000, che è un altro strategico, e lì ho vinto il campionato italiano un'altra volta. Questi campionati permettevano di andare in Corea del Sud a Seoul, e quello di StarCraft appunto mi ha permesso di andare lì, e da lì quel viaggio mi cambiò la vita, semplicemente. Quello che ecco, ho fatto da lì in poi è cercare di lavorare in questo settore come meglio potevo. Però, ripeto, io ho vinto soldi, ho vinto gloria, ho vinto possibilità, però non ho mai avuto uno stipendio che mi possa far dire che ero un professionista. Al di là del fatto che poi molte persone mi dicono: vabbè, ma tu sei troppo modesto, cioè, nel senso, è anche un modo di dire, nel senso che a quell'epoca non è che c'erano proprio i professionisti, e quello che ho fatto io l'hanno fatto veramente in pochi. Però sono anche un giornalista, e quindi è giusto, secondo me, mettere i puntini sulle i. Da quel punto di vista, io ho semplicemente seguito la mia passione e ho cercato in tutti i modi di trasformare quella passione in un lavoro. Non l'ho fatto giocando, l'ho fatto in altri modi, ripeto, scrivendo, perché quando io sono tornato da Seoul ero ancora uno studente universitario, e la prima cosa quando sono sceso da quell'aereo è stata: io voglio assolutamente riuscire a lavorare nell'ambiente. Ho cominciato a scrivere perché mi piaceva, e a mandare curriculum ovunque per scrivere, e se non l'avessi fatto,
sicuramente mi ha aperto le porte quel torneo vinto e quell'esperienza a Seoul. Però se non l'avessi fatto, se non avessi preso questa mia, ecco, iniziativa, non sarei qui, non sarei qui a raccontarvi questa storia. E così come poi ho fatto le telecronache e, girando il mondo, e sapete che cosa facevo? Io mi sono laureato nel 2005, la mia laurea non ci ho fatto niente, inizialmente ho fatto l'autore TV in Rai, questa è una storia che racconto molte volte, poi sono stato assunto da un'azienda che si chiama The Block TV per fare tutt'altro, per fare marketing web e project management, e quello che facevo è che in quel periodo finivo di lavorare il venerdì e magari mi prendevo mezza giornata, prendevo una macchina, salivo a Bolzano dove c'erano i campionati di ESL e ISL, quindi un'azienda che mi ha dato fiducia come telecronista, facevo tutto il weekend da venerdì sera a commentare tutta la notte fino all'una di notte, alle due, poi sabato tutto il giorno, poi domenica tutto il giorno, domenica finito il torneo mettevo a posto, non è che mettevo a posto, montavo, smontavo, nello staff tutti facevano tutto, anche l'amministratore delegato Daniel montava e smontava, ci mancherebbe, non lo facevo io, e poi prendevo la macchina, tornavo alle 2 di notte, alle 3 di notte, ogni tanto ero a Roma, il giorno dopo era lunedì, mi alzavo e andavo al lavoro, e questo pur di rimanere vicino professionalmente alla mia passione, fin quando non è arrivata l'offerta, diciamo, che mi ha cambiato la vita, e da The Block TV sono andato via e come lavoro dipendente io sono andato a lavorare come digital marketing manager di Redbit Games, e da lì poi sono diventato head of content di Pro Gaming Italia. Ho passato 6 anni proprio nel settore, uscendoci poi a gennaio, perché adesso non lavoro più nel settore, anche se in verità sì, e lo vedrete con un progetto che sto curando. Ma nella mia vita ho fatto tantissime cose, le ho provate tutte. Io ho avuto un blog di cui trovate i video fatti su questo canale, vecchissimi, e si chiamava Inside the Game. Alle mie dipendenze c'erano giornalisti del calibro di Francesco Serino, che adesso scrive su Multiplayer. Ho appunto telecronizzato, ho organizzato eventi, ho lavorato in televisione, sono stato un volto televisivo. Ma erano tutte cose che facevo fondamentalmente nel tempo libero, perché intanto io dovevo sbarcare il lunario, così come si dice. E quindi il mio messaggio di questo video e di questa classifica, in cui veramente sono molto orgoglioso di essere, lo dico quasi, insomma, con gli occhi lucidi, perché è un riconoscimento incredibile di una carriera, di una fatica meravigliosamente meravigliosamente dedicata alla mia passione. Il messaggio che volevo trasmettervi è questo: io ho sempre creduto nel mio sogno, ma non l'ho realizzato per anni, non l'ho realizzato forse neanche adesso. Faccio quello che voglio fare, cioè sempre che io abbia capito cosa voglio fare, ma questa è una cosa di tutti, quindi anche voi, quando avete questo tipo di problema, questo tipo di pensiero, non vi fermate, perché appunto il messaggio è che non si arriva da nessuna parte senza l'abnegazione, senza la fatica. Non sarei su questa lista se io avessi deciso di fare il mio al lavoro e poi basta, e poi godermi il weekend. Invece no, ho passato weekend a scrivere, ho passato weekend in evento, ho passato weekend a smontare, a montare, ho passato weekend a fascettare cavi, e ho passato weekend a scrivere nei blog, ho passato weekend a trasformare la mia casa in un set televisivo per stare su YouTube, ho passato weekend serate con persone, passo tuttora serate a fare live, perché non sai mai quello che il futuro può riservare per te, e più cose sai fare, più frecce al tuo arco hai e meglio è. E in questo ambiente, dove tutti mi chiedete ogni volta che vedete magari un mio traguardo, anche io voglio diventare come te, come faccio, e io
ve lo sconsiglio addirittura, perché vi dico che ragazzi, in questo ambiente, l'ambiente è piccolo in Italia, l'industria è super piccola e non c'è spazio per tutti, purtroppo. E voi dovete avere un paracadute, assolutamente. E io non l'ho mai levato quel paracadute, nonostante sia arrivato, nonostante sia in questa lista. Io non mi sono mai sognato di dire: sai che c'è? Sono arrivato. No. Tuttora, adesso, a fare video la notte, la mattina, prima di andare al lavoro, prima che i bambini si sveglino, con una fatica addosso incredibile, quando vorresti solo dormire, magari. Perché? Perché penso che ti aprono delle strade, penso che impari a fare una cosa in più, penso che puoi magnificamente trovarti in una situazione in cui magari posso campare un giorno di contenuti, chi lo sa, o magari può essere appunto quello, può diventare il mio paracadute, non il lavoro vero, in mano sempre a venti di cambiamento che magari non possiamo controllare. E quindi questo, e quindi semplicemente non perdete di vista le vostre, i vostri sogni. Non vi scoraggiate quando vi dicono che è impossibile. Non vi nascondete dietro un dito quando è il momento di faticare più del dovuto, senza perdere mai la dignità, ovviamente, e senza perdere di vista la mossa successiva. Cercate però di impegnarvi a 360 gradi, perché poi magari con un torneo vinto nel 2001, quando eravate dei ventenni a caccia di feste universitarie, ragazze, e divertimento e nottate passate dietro StarCraft, 20 anni dopo ritrovate il vostro nome su Repubblica. Non perché siete stati fortunati, ma perché l'avete fortemente voluto. E io l'ho fortemente voluto. E che qualcuno abbia riconosciuto questi sforzi è per me motivo di grande orgoglio, perché sono stati grandi sforzi, come quelli che vi aspettano. Grazie per aver guardato, ragazzi. Questo è un video molto mio.